La Torino dei caffè storici, la Torino poetica, la Torino dei sapori antichi, tutti noi che la viviamo quotidianamente o siamo anche solo di passaggio, la conosciamo bene. A raccontare questa città il progetto De Torineser, che in occasione dei 6 anni della Nuvola Lavazza presenta una mostra visitabile per tutta l'estate dal 15 giugno fino al 15 settembre. Un progetto collettivo che riunisce più artisti illustratori sotto un'unica visione, creare le copertine di una rivista immaginaria, diverse e complementari, poetiche, umoristiche, ironiche o realistiche. Queste illustrazioni sono finestre aperte su una città affascinante tutta da scoprire. Ispirato al celebre The New Yorker, anche nel formato e nell'estetica, il progetto seleziona ogni settimana la copertina più creativa. Quindi c'è chi utilizza un soggetto molto più emblematico e mainstream, se vogliamo, della città, chi invece va a ricercare degli angoli un po' più peculiari. Una delle più belle e anche più vendute al momento è Amarsi, quindi una vista della città dall'alto, dove ci sono molti dettagli che si possono ritrovare all'interno dell'opera. E poi la Fetta di Polenta, che è un luogo molto, molto gettonato. Racconta un momento di vita quotidiana che magari viviamo tutti, cioè il mattino prendere il caffè, guardare fuori dalla finestra. E questa finestra in particolare è affacciata su Piazza Carlo Alberto, per chi la riconosce. E le due tende si sollevano un po' e mostrano la silhouette della mole, quindi c'è anche un racconto, diciamo, simbolico, un po' a strati di quella che è Torino, la mia Torino. Ad esporre anche il collettivo Truly Design, una vera e propria crew di artisti nati come street artist alla fine degli anni 90. Anche loro raccontano una Torino di portici e incontri in un'opera dal titolo Buonasera signorina. Ci siamo fatti ispirare da una canzone celebre di Fred Buscaglione, perché l'immaginario che la nostra città ci ha comunicato per questa composizione un po' surreale di portici, dei murazzi, di un dialogo inesistente in verità tra un uomo e una donna, ci ricordava appunto il testo di questa canzone. Abbiamo parlato di portici, di figure un po' emblematiche della città di Torino, mi hai detto che avete vissuto anche all'estero, come portare un po' questa torinesità anche un po' nel mondo? Noi ci sentiamo molto torinesi e molto italiani e devo dire che ci viene abbastanza facile perché l'arte italiana è molto ben vista all'estero. Torino non è conosciuta tantissimo all'estero e noi ci teniamo davvero sempre a specificare la nostra origine e il posto in cui abbiamo deciso di vivere. Come definiresti Torino? Quali sono gli aggettivi che un po' più ricorrono? Forse romantica, romantica, emozionale, perché lascia qualcosa a chi la vive, a chi c'è stato e a chi probabilmente dovrà venire ancora.